Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred, tra l'altro team FIFA Italia, e oggi sono qui a portarvi un nuovo video, una sorta di player review, ma sempre con il solito format che stiamo adottando ultimamente. Non sarà una player review vera e propria, ma come vedete parleremo di un giocatore particolare, e oggi siamo qui con Jamie Vardy Toz. Probabilmente insieme a Mahrez, il vero eroe del miracolo dell'Ester, e siamo qui con questo giocatore a discutere di una cosa in particolare. Come avete visto dal titolo o dalla miniatura, Jamie Vardy è l'attaccante perfetto. Non è una domanda, non è un interrogativo che voglio pormi insieme a voi, è un'affermazione. Jamie Vardy è l'attaccante perfetto. È l'attaccante perfetto perché semplicemente basta guardare le statistiche: 96 di velocità, 91 di tiro, 88 di dribbling, 89 di fisico, 77 di passaggio, 60 di difesa. Un attaccante con 60 di difesa è raro trovarlo, prescindere da quello che in realtà non serve nemmeno tanto, basta guardare gli altri valori che per capire quanto sia completo e quanto sia effettivamente un giocatore assurdo. È un giocatore assurdo perché, come ho detto, un attaccante perfetto è in realtà un attaccante completo. Chi segna di destro, di sinistro, di testa, che corre, che è fisico, che fa a suo modo buoni passaggi, che riesce a inserirsi. Diciamo che Vardy racchiude un po' tutto questo. Non ha effettivamente punti deboli, forse a parte le punizioni, ma insomma, non tutte le vere e prime punte tirano ottime punizioni, tranne qualcuna, quindi non è nemmeno troppo un contro. E ha anche altri valori caratteristici, come per esempio il 99 di aggressività, 99 e il 99 di stamina, che probabilmente fanno di lui un giocatore che, come perde palla, se la va a rubare, magari anche dando due o tre calci all'avversario, ovviamente metaforicamente parlando, gliela ruba e comunque non si stanca assolutamente mai. È un giocatore che è in grado di, come ho detto, segnare da ogni posizione. I valori del tiro, non sto qui a elencarveli perché potrebbe essere noioso magari leggere solamente i valori come facevamo prima, ma abbiamo deciso appunto di cambiare un po'. Troviamo valori tutti superiori al 90, che tra cui quelli del posizionamento, per esempio. Infatti Vardy sta appena un compagno prende palla, riesce a scattare, rimane sempre sul filo del fuorigioco, pronto a prendere palla e con una velocità scatto e un'accelerazione, queste ve le cito rispettivamente di 97 e di 94, correre, 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 dare 1, 2, 3 metri mentre corre a qualsiasi difensore, arrivare in porta ed essere freddissimo per poi segnare. Diciamo un attaccante che mi ha stupito, per quanto me lo aspettassi forte, mi ha stupito ancora di più. Mi sembrava un po' non il migliore, forse all'inizio, però poi dopo si è ripreso, ha cominciato a fare 3-4 gol a partita e davvero, mi piace davvero davvero tanto, anche quell'88 di dribbling che ha sulla carta, sembra molto di più, nonostante poi lui abbia 3 stelle skill e non sia nella realtà un giocatore così agile. È davvero veritiero quell'88, riesce a saltare tutti con i birilli, ottimo controllo palla, peccato solamente per le 3 stelle skill, però devo dire la verità, non si sentono neanche, perché lui è un giocatore che sta lì vicino all'area, non è che parte da dietro e deve farsi tutto il campo. Cosa che un po' mi ha deluso, ma solamente a leggerla, il valore di 81 di testa, secondo me, è molto molto di più, così come quello dell'effetto, inferiore al 70 sulla carta, ma in game non ne sbaglia praticamente mai d'effetto. Se proprio dovessi trovare una pecca a Vardy, probabilmente sarebbe il sinistro, meglio, perché lui non lo usa mai, non che sia scarso di sinistro, ma proprio perché anche da una posizione in cui il sinistro è d'obbligo, lui tira magari di destro esterno, però non posso considerarlo una pecca, perché comunque quando tira di destro ed esterno, oppure di destro in una posizione abbastanza strana, Vardy segna. Non ci sono se, non ci sono ma. In ogni caso lui segna. Andiamo quindi a rivelocare pro e contro di Vardy, proprio come se fosse una review, perché teoricamente lo è. Abbiamo tra i pro la velocità, il dribbling, il tiro, la stamina e l'aggressività, mentre tra i contro, personalmente, mi sono sentito di non inserire niente. Il voto finale che gli ho dato è un 10, perché, ve lo ripeto fino alla fine, è l'attaccante perfetto, costa tanto, non importa, vi fa 4-5 gol a partita, anche giocando solo su di lui e non sulla squadra.
e vi permette di, boh, di vincere tutte le partite anche in divisioni alte. È assolutamente un giocatore da provare e da comprare per tenerlo nella vostra squadra, assolutamente. Quindi il video è finito, spero vi sia piaciuto. Qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti.